Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi video in collaborazione con Cobiz. Andremo a sperimentare con la resina. Ho preso questi stampini dal sito di Cobiz, vi lascio tutti i link giù nell'info box e ho preso anche diverse decorazioni come questi fiorellini in resina, che voglio utilizzarli appunto per andare a decorare queste graziose cornicette, e anche questi cuoricini, queste cane di cuoricini, vedete? Davvero molto molto carine. Quindi adesso andiamo a sperimentare con questi stampini. Vi illustro quali stampini ho preso. Questo è il primo codice ed è questo stampo con queste decorazioni davvero molto molto carine, stile un po' barocche. Poi ho preso questo fiorellino, questo è il codice, questo fiorellino davvero molto carino che può essere tranquillamente una decorazione per una cornice. Ne ho presi appunto due e poi ho preso queste due cornicette. Questa è la prima, questo è il codice, davvero molto carina. E questa è l'ultima cornice, questo è il codicino e questa è la cornicetta, davvero molto carina anche questa. E adesso ovviamente andiamo a sperimentare con la resina epossidica. Primo passaggio, vado a pesare appunto la resina epossidica ed ecco qua il contenitore. Vado ad utilizzare la Resin Pro, quindi andrò ad utilizzare il componente A e il componente B, 10 di A e 6 di B. Ho aggiunto 40 grammi del componente A e 24 del componente B e adesso vado a girare per 5 minuti. La resina è pronta ed eccola qui, e vado a decorare gli stampini presi appunto dal sito di Cobiz. Prendo un'ampollina un po' più piccola, verso un po' di resina all'interno, ne aggiungo un altro pochino, e aggiungo anche un pizzico di bianco. Vado a riempire questo stampo. E adesso non ci resta che aspettare la catalisi di 48 ore. Ho aggiunto un po' di colorante rosso per realizzare anche questi due fiorellini. Ed ecco qui i due fiori completati. Adesso aspetto la catalisi di 48 ore. Sono trascorsi esattamente 3 giorni e le cornicette e i fiorellini si sono catalizzati. Li ho lasciati un giorno in più perché qui in soffitta ovviamente non sono presenti i riscaldamenti e poi, essendo inverno, ho pensato di lasciarli un giorno in più. Andiamo a scoprire le creazioni degli stampini di Cobiz. Partiamo appunto da questo fiorellino e andiamo a vedere il risultato. Allora, sono presenti delle bollicine, anche se sono stata lì a ripassare più volte con l'aggeggino, e infatti c'è una bollicina qui in basso, non so se si nota, e anche bollicine qui in alto. Questo non è un problema, come vi spiegavo anche in un altro video, perché volendo queste bollicine posso tranquillamente eliminarle con la resina UV, quindi posso tranquillamente utilizzare questa piccola creazione. Ok, andiamo a vedere anche le altre creazioni. Vediamo quest'altro fiorellino anche. Ok, qui anche sono presenti delle bollicine, però tutto sommato posso tranquillamente recuperare anche questo fiorellino. Poi andiamo a vedere le cornicette.
molto molto carina. Oh, carinissima. No, vabbè, l'adoro. Questa anche come pendente, come ciondolo. Davvero molto carina. Questa è una cornice davvero molto piccola, infatti la fotografia devo ridurla tantissimo e non so neanche se rende, e quindi pensavo di utilizzare queste cornicette in un altro modo. Poi vi mostrerò in un altro video, così adesso vi mostro come escono appunto le cornicette da questi stampi presi in collaborazione con Cobiz, e poi successivamente vi mostrerò come li vado ad utilizzare. Andiamo a vedere queste altre cornici. Adesso principalmente sto testando gli stampi appunto presi in collaborazione per vedere com'è il risultato, che non ho mai realizzato cornicette, questa è la prima volta. Ecco qui, molto carina anche questa, particolare, presenta qualche bollicina, per esempio in questo punto ce n'è una, però non è un problema. Non è assolutamente un problema. Anche qui c'è una piccola bollicina. Tutto sommato sono molto molto carine, piene di dettagli, e anche il colore mi piace davvero tanto. L'ultima cornicetta che avevo appunto in casa è questa qui. Questa molto carina anche questa. Wow, che bella. Anche questa piena zeppa di dettagli. Qui all'interno noto due pezzettini appunto di resina, però guardando lo stampo non è un errore, ma è lo stampo che è fatto proprio in questo modo. Vedete, c'è questa piccola insenatura anche qui in basso, e quindi quello è il risultato appunto del perché c'è questa resina in più in questo punto. Non credo che presenti tantissime bollicine, anzi una qui piccolissima qua e una qui. Poi tutto sommato è davvero molto molto carina, quindi sono ampiamente soddisfatta di questi stampi presi in collaborazione, e come vi dicevo prima, presto vi mostrerò cosa andrò a realizzare con questi stampini e con questi fiori. Niente ragazze, il video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, era per mostrarvi appunto gli stampi all'opera. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!